Da Viareggio non è uscito pulito. 5 anni di condanna all'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, 4 anni e 2 mesi per Michele Lia di RFI, 4 anni. Per Mario Castaldo, direttore di Cargo Trenitalia, si chiude così l'appello bis sulla strage di Viareggio a Firenze. Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni. Ma la Cassazione, lo ricordiamo, in alcune sue parti aveva rigettato quella sentenza. Non è mai stata una soluzione, lui era stato condannato per certi reati. La velocità era rimasta la velocità. Una sentenza che ha assolto Moretti sulla velocità con cui il convoglio viaggiava in stazione. Cioè si è ritenuto che i vertici delle ferrovie fossero responsabili della tracciabilità, cioè di non aver tracciato i treni che venivano a viaggiare sulla nostra ferrovia, e invece che per quanto riguarda la velocità non avessero il potere evidentemente di far viaggiare i treni a una velocità minore che avrebbe evitato il disastro. Insoddisfatti della sentenza, i legali di Moretti. Secondo me è una sentenza deludente. Ingegner Moretti doveva essere assolto anche rispetto al tema della tracciabilità, perché riteniamo che l'ingegner Moretti avesse tutti i presupposti dal punto di vista della ricostruzione storica dei fatti per meritare questa assoluzione. Semplicemente per trovare giustizia è sicuramente un capro espiatorio. Leggeremo queste motivazioni e valuteremo che cosa fare. E i familiari in aula? Al momento non vogliono commentare, prendendosi 12 ore per la lettura del dispositivo. Non abbiamo capito. Da 7 a 5 anni però intanto. Non abbiamo capito, bisogna leggere il dispositivo a modo. Già. Diventa tutto più complicato. Lui farà ricorso, arriveranno i 70 anni e non farà neanche un giorno di galera. Quello per noi i colpevoli ci sono, l'abbiamo sempre saputo. Stato italiano li hanno protetti questi personaggi, però alla fine condannati sono stati. Ora speriamo nella Cassazione. Moretti al momento della sentenza non era in aula, c'era invece stamani per un'ultima arringa finale davanti ai giudici, con le scuse dopo 13 anni, ai familiari delle vittime. Io non le accetto, parlo per me, io le altre persone non lo so, non credo, poi sono tardive. Insomma.